Allora, cominciamo da te, Mario. Il tuo Resident Evil 8 e la difficoltà facile. Ma guarda, io l'ho trovato veramente semplicissimo, proprio subito da giocare. Una cazzata. Perché l'hai giocato a facile? Dici. Te lo dico io, se no lo direbbero nei commenti. La sincerità del cuore. L'ho giocato a facile. Ecco perché i mostri dopo 14-15 colpi morivano. Porca. Io li guardavo, dicevo, cazzo, due headshot non muoiono, ma perché era facile? No, questo è uno degli argomenti, perché il cazzolunghismo videoludico è un argomento molto, molto diffuso. Che intendiamo per cazzolunghismo videoludico? Cioè quella brutta idea che si ha del fatto che quando giochi devi sempre e comunque dimostrare qualcosa a qualcuno. Io sono uno di quelli che ha apprezzato tantissimo Sekiro, l'ho finito anche in live, sono morto una sola volta contro un mob de merda piccolino, quindi non è che il gioco difficile mi fa schifo, se no non sarei un fan sfegatato di Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps, Sekiro e compagnia cantante. Però dissi all'epoca della release di Sekiro, dissi, ok, sto gioco è veramente bello. Quanto cazzo è bello, e mi dispiace che molte persone non possano provarlo, perché magari sono intimorite da quella che è effettivamente una difficoltà tecnica molto alta. Cioè, se sei un videogiocatore navigato, magari lo approcci in un certo modo, però il casual gamer, che magari il primo gioco che compra, si compra la PlayStation 4, il primo gioco che compra è Sekiro, quello butta la PlayStation, butta Sekiro e poi si uccide. A me dispiace vedere gente che non capisce che l'inclusione a livello videoludico passa attraverso molte volte anche sul facile, medio, hardcore. E non dico che è soltanto una cosa che si debba applicare a te, nel senso alle tue capacità, ma anche a come ti vuoi giocare un gioco. Cioè, magari sei bravissimo, c'hai dei riflessi da felino, però non ti va di giocare a un gioco come se stessi col sangue agli occhi. Magari ti vuoi soltanto godere il gioco così, per farti un giro. Quello che ho cercato di fare io con Resident Evil, anche perché giocavo col pad. Cosa posso pretendere di fare con il pad su uno sparatutto in prima persona? È già difficile. Ma Mario, hai fatto un preambolo incredibile per giustificare questa tua scelta, che ho ammirato molto. Devo ammettere. No, ma è un argomentone. Non prendiamo comunque per buona la tua opinione su Resident Evil, Mario. A prescindere da tutto questo discorso. È facilissimo, è proprio stupido. Cioè, è proprio. Poi a livello facile, addirittura puoi prendere più di un colpo prima di morire. Sai cos'è? Cioè, un pochino, però, sai come lo vedo? Cioè, hai ragione in quello che dici, però un gioco come Sekiro io lo vedo come andare sul Nürburgring con un go-kart 50, se devo essere sincero. Il paragone è un pochino, ma questa è proprio l'immagine mentale più complessa da decifrare in assoluto. Cioè, devi avere diversi livelli di conoscenza. Non è a caso il circuito, cioè, no, il circuito non è Nürburgring, a caso. Sbobina, Francesco, sbobina. Dobbina, nel senso che comunque hai un tracciato impegnativo, fatto per essere impegnativo, molto punitivo, anche perché sei in mezzo in un bosco, diciamo, io riferisco appunto a quello vecchio, quello completo, però appunto giocandotela facile, è un po' come Super Mario, che c'è la classe 150, 100, 150, e tu praticamente sì, ti godi la pista, il tracciato, lo vedi, lo percorri, te lo fai, arrivi al traguardo, però te lo sei fatto con un kart. Però una cosa è diversa se te lo fai, non so. Cioè, non hai percepito davvero quello che è il percorso e il motivo per cui nasce. Però il suo linguaggio a livello di sfida e di, in qualche modo, però l'hai visto. Metodo per affrontarlo, l'hai solo visto. Però esatto. Puoi dire, io ho fatto un giro di Nürburgring. Cioè, secondo me per determinati giochi l'entry level non dovrebbe esserci. Cioè, sono fatti apposta per non essere. A volte la difficoltà fa parte dell'esperienza. Ci sono alcuni giochi che magari potrebbero essere fruibili anche solo per la storia. Infatti, ci sono molti giochi che hanno la modalità storia come modalità di, come scelta della difficoltà. C'è facile, medio, difficile e storia, dove quasi ti tolgono la totalità dei combattimenti a volte. Sì. Proprio per goderti l'esperienza. Però non deve essere una cosa inclusiva solo per essere inclusiva. Cioè,
cioè deve essere, deve far parte del tutto la difficoltà. Se c'è la scelta difficoltà della difficoltà è perché non è così importante nel gioco farlo facile o farlo difficile. Ma se non c'è, è perché nel gioco, io spero sempre che sia così per sì, sempre, spera che sempre. Se non c'è un livello di difficoltà come in Sekiro, è perché è così quel mondo che loro vogliono raccontare. Sono d'accordo con entrambi, perché esiste il design della difficoltà e in Sekiro noi siamo forti tanto quanto coloro i quali vogliono ucciderci. I nemici si uccidono con un colpo in teoria, solo che devi arrivare a poterglielo infliggere. Il discorso parte da quello che ha detto Mario su Resident Evil, però, perché è vero, per chi non conosce la serie Resident Evil, affrontare in un ambiente così esteticamente realistico dei combattimenti contro normali persone umanoidi che hanno bisogno di dozzine di colpi per cadere giù è un trauma. Se tu non conosci Resident Evil, ho visto un sacco di giocatori non capire perché magari sbagliavano qualcosa. Questo è immortale, questo è invulnerabile, no, continua a sparare. In Resident Evil 7 soprattutto, dove vedi persone che apparentemente sono normali cristiani, dici aspetta un secondo, stop, qui c'è una gimmick, no, se continui a sparare muore, è così. Quindi in realtà vabbè, pure nei primi era così, io ricordo era come il secondo, il terzo esatto, infatti la prerogativa è non conoscere Resident Evil, se lo conosci continui a sparare. Però nei confronti dell'inclusività e della presenza quindi di un'opzione di difficoltà più bassa per permettere a chiunque di affrontare l'esperienza, io sono sia d'accordo che in disaccordo, perché io sono d'accordo nell'invece dare un tipo di adattabilità per quanto concerne chi ha dei deficit, quindi per esempio quello che è stato fatto con The Last of Us parte 2, i colori, il daltonismo, i suoni aumentati, la possibilità di avere vibrazioni specifiche per nel caso tu avessi difficoltà visive. Quello è un tipo di apporto che purtroppo costa, che io esigerei sempre. Quel tipo di semplificazione lo so, è un casino, è proprio un lavoro. Si lega perfettamente al mio deficit con il joypad. Io ho un deficit col joypad. Una mira assistita più insomma, impegnata nell'aiutarti. Ecco, queste cose sono per me fondamentali. La difficoltà è una di quelle cose su cui sono molto d'accordo con Karim, che però ci mettono in quella posizione in cui sembriamo elitisti, quando in realtà non è così. Nel senso, anche nei Souls si discute, anzi anche, soprattutto nei Souls, in Sekiro, si discute spesso della easy mode e così via, perché sono, per certe categorie, proibitivi, perché magari vogliono proprio magari rilassarsi e non affrontare qualcosa che necessita un impegno di apprendimento, che richiede un certo tempo. Però anche se una versione semplificata del gioco dovesse essere aggiunta con un avviso che ti fa apparire un login, una disattivazione di certi achievement e così via, in realtà l'esperienza che andrebbero a vivere è diversa da quella che è preposta dall'autore al giocatore, che non è frustrarsi, bensì vedere cosa il mondo di gioco comunica a te attraverso la sua spigolosità. È un discorso delicatino, lo so. È vero. Lì comunque, come abbiamo detto prima, dipende molto dal gioco. Io ricordo in giochi molto vecchi intendo dire generazione 8-16 bit, mi verrà qualche esempio da fare, che se giocavi in easy mode non avevi accesso tipo alle ultime parti del gioco, magari c'era uno o due livelli alla quale non potevi accedere se non giocavi da normale in su. È vero, voglio. Cioè era qualcosa che comunque ti nerfava, diciamo, l'esperienza di gioco, però appunto lì dipende sempre a cosa stai giocando, qual è l'obiettivo e quant'altro, ecco. Però è quasi una punizione, cioè perché metterlo? Per il godimento personale degli sviluppatori, direi: visto, casualone de merda, chiamalo così. Lo hai davvero finito, esatto. A questo punto non metterlo, perché però in quel caso poteva essere una cosa che ti spronava a entrare, esatto, nelle meccaniche di gioco avanzate, perché magari i primi due livelli valevano da tutorial. Tu ci giocavi e poi diventavi bravo, perché all'epoca un gioco 8 bit tu non lo giocavi una volta e poi stop. No, ma cioè, lo giocavi del Mega Drive. Capito? E cioè quelli erano giochi che poi a un certo punto dicevi: ok, sono diventato bravo, sti primi tre livelli non sono mai morto, forse posso alzare la difficoltà e vado oltre. Che poi secondo me quello che c'è anche un pochino nei Souls e in Sekiro, cioè le primissime aree che percorri in questi giochi sono quelle easy, esatto, sono
facili, ma facili, aspetta, se non hai mai giocato un Souls, no, prendi botte pure dai primi due stronzi, perché non sai gestire la stamina, non sai il tempo dei parry, esattamente per quello che non serve, esattamente per quello che in determinati giochi non serve mettere un livello di difficoltà, proprio per quello, perché mettere un livello di difficoltà in un Souls precluderebbe l'esperienza dell'impararlo il gioco, cioè tu impari a vivere in un mondo ostile, quello è l'esperienza di Dark Souls, è imparare e conoscere un mondo che prima ti era estraneo. Se tu puoi decidere il livello di difficoltà, questa io parlo di Dark Souls, non tutti i giochi devono essere così, ma in particolare quelli fanno parte dell'intera esperienza. Se tu metti un livello di difficoltà per la gente che purtroppo, come dicevi per Sekiro, potrebbe piacergli un mondo che però è troppo difficile per loro, si perde la completa esperienza. Quindi secondo me va soltanto diviso per tipi di gioco, non categorie di gioco, proprio stili di gioco, ecco. Alcuni giochi non hanno bisogno del sistema di difficoltà, altri sì, è semplicemente quello secondo me. Quindi, anche perché poi ci sono livelli di difficoltà alti, come quello che avrebbe potuto magari affronterà Mario in Resident Evil 8 andando alla massima difficoltà, che mostrano in realtà semplicemente un aumento parametrico dell'avversario. Ossia, io ho un caro amico che ha giocato a Village of Shadows, che dovrebbe essere la versione incubo estrema infernale, Heaven or Hell, di Resident Evil 8, e mi ha raccontato che ci sono dei nemici nel middle ground del gioco, dei nemici mezzani nella storia che io ancora non ho incontrato, e mi ha detto: guarda, questi sono i nemici medi, e io per buttarli giù adesso in New Game Plus alla difficoltà massima con tutto sbloccato ho bisogno di 14 granate. Ma questo quindi è uno dei motivi, questo è uno dei motivi per cui ho giocato a facile, cioè a me non piacciono i giochi dove gestisci gli inventari, queste cose. Mm-hmm. So che Resident Evil ha una natura survival horror e a me non piacciono i survival horror, perché il 90% della difficoltà in questi giochi è proprio centellinarti il proiettile, razionare le risorse, sapere quando usare. Oddio, ho usato un medikit adesso, ma lo potevo usare 30 secondi dopo, coglione. Cioè, queste cose mi snervano da morire. Beh, evidentemente mettici non pure... ti piace il genere. Cioè... No, mi fa proprio schifo il genere. Ma io nel nostro video inizio proprio così. Io ho sempre odiato i survival horror. Poi che ci sia un analfabetismo funzionale per alcune persone. Però dico, a me il genere non piace. Però sono un appassionato di horror classico. Classico, proprio come immaginario, come, quindi io infatti il 7 sono arrivato a un certo punto, mi sono cagato il cazzo. L'8 invece, visivamente parlando, come proprio come atmosfere, me lo sono goduto tantissimo. Mi piace proprio quel mondo lì e non mi pento assolutamente di averlo giocato in facile, perché so che magari giocato a normale con il gamepad, che io sono veramente una merda con gli shooter con il gamepad, mi sarei più frustrato che divertito. Quindi in realtà visto che non cercavo la sfida di Resident Evil, perché la sfida dei survival per me non è divertente, preferisco quella di Sekiro, preferisco quella di Ori, preferisco quella di Cuphead. Quella sfida mi piace, quella dei survival mi annoia, mi stressa. Ho detto me lo gioco in facile e mi godo quello che di sicuro mi piacerà, che in parte mi è piaciuto.